Scopri la nuova linea di trattamento Dermolab in tutti i nostri negozi Tigotà. Amici di Telecittà, benvenuti a una nuova puntata di Padova Gol. Dunque, lunedì 21 novembre 2011, un lunedì abbastanza cupo nelle tinte che accompagna il cammino del Padova dopo la sconfitta interna contro il Grosseto per 1-0, sconfitta che ha scatenato tante reazioni, variopinte fra i tifosi e tante critiche per un momento molto particolare che sta vivendo il Padova. Per quanto riguarda invece il Cittadella, diametralmente opposto invece il 53esimo compleanno di Claudio Foscarini, che ha festeggiato vincendo in maniera davvero esaltante a Varese per 1-0, una partita molto molto importante. Ma parleremo di tanti temi in questa trasmissione. Passo subito a salutare i nostri ospiti. Buonasera e grazie di essere intervenuto all'allenatore della Primavera del Padova, Paolo Favaretto. Buonasera. Ciao Paolo, buonasera. Grazie ancora di essere intervenuto. E poi l'allenatore dello Spezia, Michele Serena, che torna buonasera. A trovarci. Buonasera. Salve, Michele. Dopo la domenica vissuta a Bassano, nella partita terminata 0-0 al Mercante, una partita, Michele, che ha confermato come le difficoltà di una squadra costruita per vincere come lo Spezia siano tali da rendere ogni incontro una vera battaglia, perché anche se i nomi sulla carta sono quelli che sono, insomma, poi mettere assieme uno squadrone non è semplice. No, non è semplice. Ieri penso sia stata una dimostrazione in questo senso. È stata una partita, direi, brutta da parte nostra. Ci aspettavamo sicuramente di più e giustamente, come dici te, bisogna comunque cercare degli equilibri che ti permettano poi di essere squadra. E forse in questo momento noi non lo siamo ancora totalmente e cercheremo in qualsiasi modo di accorciare il tempo, perché poi le partite passano e gare da giocarne ce ne saranno sempre di meno. Tra l'altro, insomma, in qualche modo, non del tutto, però tu ti trovi in una situazione, almeno per quanto riguarda l'organico, simile a quella del Padova, cioè devi gestire un organico extra large con tantissimi giocatori di categoria superiore che hanno accettato di scendere di categoria anche per una questione economica, ma anche per accettare il progetto, cioè per cercare di portare di nuovo lo Spezia in Serie B. Non è semplice gestire uno spogliatoio con così tanti, tra virgolette, galli nel pollaio, li chiamo io. Tanti big. Sì, è vero, in parte in questo momento, perché io quando sono arrivato c'erano molti infortunati, per cui devo ancora recuperarne. Uno l'ho recuperato ieri per la prima volta e ha giocato dal primo minuto, che è Carobbio, un giocatore penso straordinario che fa la differenza in questa categoria. Che deve fare la differenza. Sottolineo deve, perché come lui ce ne sono tanti altri. Però
in base alla mia esperienza da calciatore, non da allenatore, da calciatore, posso benissimo dire che se poi non ci sono le motivazioni giuste, a parole si possono sposare i progetti, però poi con i fatti e sul campo non si dà seguito a quello che si dice. Per cui io penso che siano importanti i giocatori di categoria o anche di categoria superiore, però penso sia più importante e fondamentale che poi ci siano le motivazioni giuste per calarsi nell'ambiente che ci si trova. Certo. Ti faccio salutare in collegamento telefonico il caporedattore della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda. Buonasera Nicola. Ciao Dimitri, buonasera a tutti. Buongiorno a tutti. Michele Serena, buonasera. E Paolo Favaretto qui in ospiti in studio. Nicola, ci stiamo addentrando nell'analisi dell'ultimo turno di campionato. Io questa volta ti faccio partire da Varese Cittadella, perché Foscarini ha festeggiato il 53esimo compleanno andando ad espugnare un campo che, soprattutto da quando era arrivato Maran in panchina, era veramente tornato quel fortino dei tempi di Sannino. Sì, sì, è stata una partita, insomma, che nella quale il Cittadella è andato un po' tutto bene, perché il Varese ha giocato meglio, ha avuto molte più occasioni. Il Cittadella però ha trovato questo gol grazie a questo infortunio del portiere fondamentalmente, poi è stato bravo a difenderlo, e Cittadella, quando si chiude, è una squadra che poi diventa difficile da battere. Quindi devo dire che Foscarino, un regalo di compleanno così, se lo meritava proprio. In attesa del posticipo di questa sera fra Albino Leffe e Regina, Nicola, non si può non parlare del Padova, e il Padova che è stato sconfitto in casa dal Grosseto per 1-0. Io tornerei su un aspetto che tu avevi sottolineato anche sulla Gazzetta di qualche settimana fa, quando Dal Canto era finito fra i flop della giornata, ma non per il risultato sportivo, ma per in qualche modo una dichiarazione che aveva fatto, una dichiarazione al ribasso. Ti segnalo anche che sabato, dopo la partita, una delle dichiarazioni di Dal Canto più criticate dai tifosi è stata: il Caccia e Lazarevic sono come Sforzini e Caridi, il Padova è come il Livorno e la Regina, tutto il resto è aria fritta. Questa dichiarazione ha scatenato polemiche fra i tifosi, che la vedono come un gioco al ribasso dell'allenatore verbale, che poi si traduce in campo su una sfiducia dei giocatori. Questa è stata l'interpretazione. Siccome l'avevi già fatto notare, volevo chiederti un parere su questo. No, a parte che secondo me, se paragona Lazarevic a Caridi, gli fa un complimento, perché Lazarevic diventi come Caridi ne deve mangiare, secondo me, di polenta, come si dice. Ma al di là di questo, secondo me Dal Canto non, forse, non lo so, non, se non si rende conto del potenziale che ha in mano, se non ci crede, ma mi sembra strano, cioè deve confrontare la sua organico, la sua rosa, con quella delle altre squadre del campionato. Probabilmente lui troverà dei difetti nella sua squadra, non lo discuto, anzi è anche un pregio questo, però deve pensare che in questo campionato di Serie B di organici così ce ne sono pochi, e quindi certe dichiarazioni dette in un momento del genere, in cui la squadra ha perso un po' di smalto, un po' di lucidità e non trova i risultati, certe dichiarazioni probabilmente non andrebbero fatte, andrebbero invece fatte delle dichiarazioni di ben altro tenore. Però noto, ed è un aspetto secondo me positivo, il fatto che la società in questo momento sia abbastanza compatta e fiduciosa, cioè non c'è aria di panchine in discussione, eccetera. E quindi questo secondo me è un segnale di forza importante, che la società, dando questa fiducia ad Dal Canto, non mettendolo in discussione, è un segnale di solidità forte, che è un messaggio che va interpretato nel senso che dicevi prima, cioè che comunque Dal Canto è una figura forte nel Padova, e quindi bisogna regolarsi di conseguenza. Bisogna vedere poi anche se i risultati continueranno a sostenerlo. Per forza, però Dimitri, la Serie B è un campionato talmente lungo che fa in tempo ad infilare un mese negativo, un mese d'oro, un mese negativo, un mese d'oro. L'importante è arrivare nel momento decisivo in primavera ed essere in tiro, perché delle pressioni come queste ci stanno, capitano a tutti, ma devono essere limitate e ristrette a non andare oltre il mese.
Tra l'altro, Nicola, adesso c'è un doppio impegno che penso, non dico sia decisivo, però farà capire molte cose. Sassuolo e Torino in arrivo per il Padova di Alessandro Dalcanto nelle prossime due partite. Sì, e francamente non è il momento migliore per affrontarle, anche se Sassuolo e Torino pure non sono al top della forma. Il Sassuolo ha evitato la sconfitta in extremis con il Brescia nell'ultima giornata e il Torino va avanti a piccoli passi e non ha Rolando Bianchi, quindi non sono squadre irresistibili in questo momento, però sicuramente stanno meglio del Padova, che in questo momento è ai minimi termini stagionali. E poi un'altra cosa che secondo me viene da sottolineare, cioè mancava Cuto contro il Grosseto. Ecco, non può una squadra come il Padova, costruita in questa maniera, con queste ambizioni, con un organico del genere, dipendere da un giocatore solo, perché si è visto che senza Cutolo alla squadra manca tantissimo. E tra l'altro avevi sottolineato anche, Nicola, in passato come forse bisognerebbe anche trovare un sistema alternativo al 4-3-3, perché mi ricordo certo. Una tua frase, non l'ha ordinato il medico di giocare sempre col 4-3-3. Appunto, l'avevo detto quando si parlava del centrocampo, delle assenze, del calo di forma di alcuni giocatori. Dalcanto continua a criticare Ruopolo, che sta giocando poco secondo me, perché nel suo modulo è prevista una sola punta centrale, però giochi con giocatori come Dramé e Lazarevic, che secondo me non sono ancora pronti per essere titolari in una squadra che vuole vincere il campionato. Ti ringraziamo, Nicola, per il tuo intervento, alla prossima occasione. Grazie ancora. Grazie a te, vi saluto tutti e te e i tuoi ospiti. Grazie. Buonasera, grazie. Paolo, entriamo invece in clima primavera, una primavera che è in continua trasformazione. Avete avuto un ottimo risultato contro il Varese, capolista 1-0 all'Appiani, poi adesso invece sabato a Cesena una sconfitta, una partita molto rocambolesca che è stata anche molto combattuta. Certo, onestamente il nostro è un gruppo che è partito bene, poi ha avuto una fase iniziale in cui abbiamo avuto delle difficoltà, poi un po' alla volta ci siamo ripresi. E conseguendo nelle ultime 8 partite 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. E segnali di positività e di un gruppo che si sta trovando degli equilibri. Adesso ci sono inseriti anche 2 giocatori nell'ultimo periodo, 2 attaccanti, Gesson, Gislain e De Pigna Alberto, che vanno ad integrare questo nostro organico, che non è un organico sicuramente numeroso. C'è da dire che abbiamo avuto difficoltà anche perché noi stiamo affrontando più competizioni, perché siamo all'interno anche della Coppa Italia. Mercoledì giocheremo di nuovo a Varese per cercare di superare il turno, gli ottavi di Coppa. Sarebbe per noi un grandissimo risultato riuscire a passare, a vincere, perché sicuramente ci consentirebbe di arrivare ai quarti e quindi nelle 8 migliori che andranno a giocarsi la Coppa Italia. Io vorrei con te parlare anche di quello che è stato il cambio nell'attacco biancoscudato primavera, che c'è stato proprio negli ultimi 10 giorni. È arrivato Gessan, poi Lepigna, e c'è sempre questo Diakité che continua a far parlare, voglio dire, potrebbe sempre fare il salto di qualità, è un giocatore di cui si parla da anni, è un po' discontinuo, lo sottolineava anche Alessandro Dalcanto quando è venuto ospite in trasmissione più o meno di questi tempi un anno fa. Ma il nostro organico a livello offensivo è formato da Diakité, ma c'è anche Zanetti. Zanetti è un ragazzo anche di Montebelluna, di Conegliano, che ha giocato nel Montebelluna, un ragazzo importante anche lui. E in più abbiamo Diakité, che però è in questo momento infortunato, ha avuto una lussazione al dito del piede e credo che ancora per un paio di settimane sarà fuori. Ci sono state queste integrazioni di questi attaccanti che ci hanno permesso di avere più soluzioni, perché onestamente avevamo i numeri contati per quel che riguarda l'aspetto dell'attacco. Difatti questo tipo di entrate, l'inserimento di Gesson e di De Pigna mi danno delle alternative sicuramente migliori. Noi in questo momento stiamo giocando come la prima squadra, stiamo giocando con i 3 attaccanti, abbiamo trovato gli equilibri in questo modo. È chiaro che con l'inserimento dei nuovi non so se svilupperemo qualcosa di diverso. Ecco, mi hai un po' anticipato sulla domanda successiva che volevo porti, e cioè, secondo te il calcio italiano è pronto per accogliere una mentalità sul modello del Barcellona, in cui la squadra giovanile attua lo stesso sistema di gioco
della prima squadra, lavorando in sincronia sin da, diciamo, da quando i giocatori sono dei ragazzini? Ma questo penso siano delle indicazioni che devono dare le società e i dirigenti, i responsabili. Chiaro che qui inizialmente io non ho avuto questo input, ma il tempo e i giocatori che avevo mi hanno indicato che forse quello era il sistema migliore da attuare. Poi anche l'aspetto che in determinate situazioni qualche giocatore della prima squadra veniva a giocare con me, probabilmente mi ha consigliato proprio di portare questo tipo di sistema di gioco per rendere a proprio agio anche il giocatore della prima squadra che veniva a giocare con me, magari per recuperare la condizione o per recuperare un infortunio che lo aveva visto, insomma, mancare per qualche partita. Michele, tu e Paolo avete in comune la passata militanza alla guida del Venezia in situazioni sempre molto molto difficili, molto particolari, situazioni difficili che tu hai vissuto anche lo scorso anno a Grosseto, quando hai accettato la scommessa, insomma, del presidente Camilli, ben sapendo, insomma, che tipo di presidenza avevi alle spalle. Ecco, volevo chiederti, visto che è appena trascorsa una settimana in cui il Grosseto è passato dal 5-1 in casa con il Varese a battere il Padova, ma che cosa succede a Grosseto e che cosa determina questo saliscendi di prestazioni, di risultati? Perché anche l'anno scorso ricordo che ci furono delle occasioni in cui facevate dei grandi risultati alternati anche a degli stop assolutamente inattesi. Beh, noi l'anno scorso, dopo tra vittorie di fila, abbiamo perso 4-0 a Piacenza, per cui me la ricordo molto bene. È la storia che racconta un po' il Grosseto, perché il presidente Camilli, sappiamo, è una persona che non ti fa mancare nulla, è una persona vulcanica, e anche quest'anno ha dato dimostrazione, no? Cambiando mister Ugolotti in una situazione magari che nessuno si aspettava il cambio. Sinceramente penso che i 5 gol presi in casa 10 giorni fa siano stati una coincidenza, perché io li ho visti, ho visto anche delle ispezioni della partita, 3 su 5 sono proprio errori individuali, per cui